Iniziamo! Allora, io mi chiamo Emanuele Viso. Ciao, sono Claudio Zecchi. Aslema, sono Nejmel Siele. Bonjour, je m'appelle Alorco. Sono Maurizio Nocera, 72 anni, vengo da Lecce. Bonjour, donc je m'appelle Jean Tamer. Bonjour, je m'appelle Myriam Mindou. My name is Katzel. Ciao, io sono Maristella Martella. Je me présente, je m'appelle Henri. Buongiorno a tutti, sono Chiara Mambro. Hi, mi chiamo Regio. Ciao, sono Carmelo Cipriani. My name is Alexis Yamarino. Ciao, sono Anna Paola Presta. Buonasera, sono Vincenzo Santoro. Sono Valentina Gioia Levi. Una residenza che la cui prima edizione, insomma quest'anno è la prima edizione di questo progetto, è un progetto internazionale e indipendente che propone ad artiste e curatrici, quindi a delle donne, di venire a Gadatina, di installarsi in questa casa, di fare della ricerca, quindi fare un lavoro di ricerca sul fenomeno del tarantismo. Oggi sta diventando un po' la moda di Global South, ovvero di sud globale. E essayer d'associer le sud de l'Italie, les Pouilles, avec le Nord Pas-de-Calais, et donc donc essayer de définir les frontières d'une Méditerranée élargie de l'Europe. I thought immediately of Myriam Mindou because Praxis, as you will learn in a little bit, is very close to some of the things that I've seen in for example the documentary of Ernesto Mazzino. Io sono nato in una famiglia nel 1947, nella quale il tarantismo era presente, in un paesetto agricolo non molto lontano da qui. Mirando appunto e traslando questa immagine del tarantismo sulla lateralità culturale, ho focalizzato la mia attenzione sui lavori fatti in Cile. Vedendo, guardando, interrogando le persone che sono anche molto reticenti, quelle che hanno vissuto veramente, o anche solo osservato, questo perché era un tabù, una cosa di cui ci si vergognava. In Cile si votò la fine della dittatura e ci misero 3 anni perché questa, la fine della dittatura accadesse veramente e Pinochet fu esiliato. Parlarne noi del nostro paese, sì. Però è vero in parte ma è falso di un'altra parte, perché a noi fa piacere che noi abbiamo fatto la Taranta, le Tarantate noi ce l'avevamo. C'était vraiment une période à risque où on sentait que peut-être qu'on va être comme l'Iran ou qu'on va être comme ce qui s'est passé en Algérie. On ne savait pas ce qui allait nous passer, mais pour moi j'observais toujours les gens, j'observe la société. Si je dois faire une analyse de mon expérience personnelle, c'est que moi j'appartiens à une culture inhabituelle et très importante. Et où la tradition orale véhicule des savoirs aussi qui sont essentiels pour pouvoir servir, je dirais, pour pouvoir préparer, pour soigner et pour pouvoir retrouver des espaces de rêve et d'imagination.